Buongiorno, benvenute, benvenuti. Siamo qui per questo slot dedicato alla presentazione del Tourism Digital Hub nazionale. E con noi è collegata, e la ringrazio, Martina Rosato, la dottoressa Martina Rosato del Ministero del Turismo, devo dire una delle diciamo dirigenti più competenti e brillanti che abbiamo al Ministero del Turismo. Sono molto contento, abbiamo interloquito anche ieri sera, tra poco le darò la parola. Ci ha raggiunto anche il responsabile del, diciamo, scientifico di World Tourism Event, nell'edizione di Verona. Io rubo pochissimi minuti per, diciamo, agganciarmi a questo argomento, essendo un po' responsabile insieme. Sì. Lascio il tuo lavoro. Martina, buongiorno. Buongiorno, ben arrivata. Tutti. Grazie. Hai dei bellissimi occhiali, complimenti. Grazie. Allora, io vi lascio al faccio un po' di butta dentro, perché c'è, noi siamo in diretta streaming, quindi abbiamo un po' di pubblico, ne arriverà altro, ma c'è la diretta streaming che ho visto nell'altro incontro, che è stato soddisfacente. Io voglio ringraziare in particolar modo la dottoressa Rosato, perché è stata super disponibile. Non è in presenza proprio per un accadimento di figlioli da portare all'asilo, se no sarebbe venuta. Esatto. E quindi ringrazio lei, il Ministero, il dottor Schiavo e chiunque abbia favorito con Enit questo colloquio. Grazie a voi. Ottime mani, non litigate. No. Non litigate. Grazie, grazie Robert. No, non litigheremo senz'altro, perché diciamo c'è una visione comune, c'è un obiettivo comune tra il livello, diciamo, nazionale, il Ministero, tra le regioni. Quello che volevo ricordare è il percorso che ha portato a TDH. In realtà nel piano strategico Italia Paese per Viaggiatori 2017-2022, frutto di un processo partecipato molto ampio, ecco, credo questo sia un valore aggiunto sempre oggi quando si parla di turismo e si fa programmazione turistica, col coinvolgimento di tutti i livelli nazionali, di tutti i livelli delle associazioni di imprese, di categoria, del mondo del lavoro, della rappresentanza sindacale, delle regioni, degli enti locali, del mondo della formazione, dell'università e del volontariato. Ecco, uno degli obiettivi che emerse con forza in quell'occasione fu la necessità, come dire, di dare una risposta organizzativa al sistema Italia anche sul versante digitale. Lo ricordavo poco fa nell'altro slot, noi abbiamo un problema molto spesso in questo paese, una grande frammentazione di soggetti, pubblico-pubblico, privato-privato e pubblico-privato, che spesso fanno fatica a dialogare. Da questo punto di vista, le rendite di posizione che abbiamo avuto negli anni, nei decenni scorsi, hanno incrociato poi invece una filiera di criticità, a partire dal crack Lehman Brothers 2008 alla crisi economica che ne è seguita tra il 2010 e il 2012 anche in Europa e in Italia. Poi abbiamo attraversato la pandemia e oggi siamo con una guerra in Europa e con una crisi energetica ed economica alle porte. Ecco, è chiaro che questi due elementi contrastanti diciamo impongono di ripensare il modello di sviluppo del turismo. In realtà elementi di necessità di cambiamento c'erano già in precedenza: il tema dell'overtourism in alcune destinazioni, il tema della sostenibilità sociale del turismo in alcuni contesti, ma un tema rilevantissimo era quello, ed è quello, della sostenibilità economica del turismo, perché molto spesso questi diciamo importanti numeri che abbiamo conosciuto in termini di arrivi e presenze sono sempre più frutto di una forte dipendenza del sistema Italia e del sistema destinazioni italiane dalle online travel agencies. Io non demonizzo affatto il tema delle OLTA, credo che debbano essere regolamentate dal punto di vista fiscale, della concorrenza leale a livello europeo e a livello nazionale, perché non può essere, come dire, che chi guadagna in Italia poi ha una fiscalità ad Amsterdam o una non fiscalità in Svizzera, ma non è questo il tema. Il tema vero è che se non siamo organizzati noi, ci organizzano gli altri alle loro condizioni. Ecco, questo non sta accadendo ovunque, perché ad esempio la Francia
già dal 2002 con Open System Alliance Réseau, è partita con un proprio sistema, con una propria piattaforma che ha evoluto nel 2019 in Open System Experiences, cioè un sistema in cui la proposta delle esperienze nasce e viene alimentata dal basso. In Gran Bretagna e in Scandinavia abbiamo invece New Mind, che diciamo è un destination management system diffuso in tutto diciamo l'UK e nelle coste norvegesi, ad esempio, e in altre destinazioni del nord Europa. Nel centro Europa, in particolar modo in Austria, che è un po' la culla insieme alla Svizzera del destination management, è partito già dal 1994, ricordo, in Tirolo, con Tirol Werbung, il primo DMS, il primo Destination Management System, cioè applicare la cultura di destinazione, la governance di destinazione alle ICT, al digitale, cioè non sono gli ingegneri, ma sono i turistici che in qualche modo trasformano e favoriscono l'organizzazione dell'offerta. Un sistema che è utilizzato dalle 26-30 delle 30 top destination austriache, è utilizzato in Slovenia, è utilizzato in Svizzera, in molti länder tedeschi, in Italia, in Abruzzo, in Trentino, in Veneto, eccetera. Quindi il tema era organizzare l'offerta turistica nazionale sul digitale. Da lì l'idea di un digital hub nazionale, ed è quanto sta avvenendo, come dire, oggi con i fondi del PNR sotto l'egida e la guida del Ministero. L'unica cosa importante, secondo me, da considerare in questo è appunto che l'offerta va organizzata dal basso. Io ho vissuto ormai, dopo 30 anni di turismo, diverse edizioni, ad esempio, di Italia.it. Il problema non è mai stato, come dire, il sistema informatico o altro. È, diciamo, quando tu hai una gestione centralizzata, un sistema non può funzionare, deve essere alimentato dal basso. Ma anche qui non può essere alimentato punto a punto. Non è un social organizzare l'offerta. Se tu organizzi punto a punto, come dire, la singola impresa, non dai risposte alle richieste dei turisti. Le esperienze vanno organizzate a livello di destinazione. Ecco, quello che pongo anche nell'interlocuzione col Ministero è l'importanza che il Tourism Digital Hub venga alimentato, come mi pare nelle premesse, dal basso, organizzando l'offerta delle destinazioni tramite Destination Management System, tramite comunque la possibilità di, diciamo, proporre l'offerta da un livello di destinazione che è quello che conosce il territorio, quello che è in grado di connettere gli operatori, il sistema privato e quello pubblico. E passerei in questo senso la parola alla dottoressa Rosato per la presentazione del TDH e anche magari per un commento su questa prima riflessione. Grazie, dottoressa. Grazie a lei, dottor Marchioro, grazie a tutti. Mi dispiace non essere fisicamente presente, peraltro in Veneto, che è la mia regione d'origine, ma insomma lo sono con lo spirito e con il cuore, e spero di rispondere nel corso di questa mattina. Diciamo che come Ministero del Turismo iniziamo da qui un ciclo di eventi che saranno, diciamo, numerosi nel corso dell'autunno, proprio con l'obiettivo di condividere con voi il progetto cui ha già accennato il dottor Marchioro, su cui stiamo lavorando intensamente ormai da più di un anno, per darvi conto di quello che è la nostra visione, che è una visione peraltro condivisa, e quindi credo e spero di poter dare diverse risposte agli spunti di riflessione che ha sollevato il dottor Marchioro, e soprattutto per darvi l'idea di quanto è stato fatto, di quanto ancora andremo a fare e quanto saranno importanti le relazioni sia appunto con quelli che consideriamo gli stakeholder di privilegio, quindi sicuramente le regioni, le amministrazioni pubbliche, sia con tutti gli operatori del settore, in quella logica appunto cui si riferiva adesso, di porre al centro la destinazione e di spingere un'offerta di servizi che venga appunto dal basso. Per fare questo mi aiuterò con delle slide che abbiamo pensato con il direttore Schiavo, che sicuramente che mi porta i suoi saluti e che porta la sua partecipazione attiva anche a questo evento. Quindi io proverei un attimo a condividerli, se mi date un ok quando vedete anche voi, in modalità presentazione sarebbe meglio. Perfetto. Sì. Ok. Dunque, modalità presentazione. Vedete tutto? Ecco, adesso ecco, sì. Arriva un po' più lento, ma arriva anche a voi. Dunque, già la sintesi un po' del progetto è secondo me molto efficace in questo, cioè il Tourist Digital Hub inteso come leva abilitante per rilanciare il settore. Il dottor Marchioro
ha fatto cenno a eventi shocking che ci sono stati nel passato, nel recentissimo passato e che stiamo vivendo anche oggi, che però tutto sommato ci hanno dato anche modo di ripensare al settore turistico e di ripensarlo per l'appunto come una industria. E io partirei proprio da qui. Sostanzialmente vi offrirò quella che è l'overview di quello che è il settore turistico, che sicuramente conoscete in maniera efficace, dandovi qualche numero di riferimento, perché partendo dai dati e soprattutto su un sistema che si fonda sulla valorizzazione del patrimonio informativo e dei dati, quindi partiamo da lì per arrivare poi a un obiettivo, riusciamo a contestualizzare molto meglio questo intervento. Vi racconterò come stiamo lavorando, vi racconterò la strategia che stiamo seguendo e che trova i suoi principi ispiratori in quegli lunghi anni di interlocuzioni e di, diciamo, che hanno preceduto anche il nostro arrivo, la nostra istituzione, quelli cui faceva accenno il dottor Marchioro poco fa, cosa è stato realizzato e qual è il percorso di evoluzione che intendiamo mettere a terra e che sicuramente sarà un percorso di condivisione, oserei dire, come abbiamo tentato di fare in questi mesi. I dati di contesto sono fondamentalmente quelli europei, quindi il turismo come uno dei pillar, come uno dei settori industriali. Io invito sempre, sarò anche ripetitiva, a prendere come riferimento questo documento rilasciato dalla Commissione europea a febbraio dello scorso anno, che è il Tourism Pathway for, il Transition Pathway for Tourism, un documento che per noi è ormai quasi una Bibbia, anche nell'attuazione di quelle che sono le strategie di policy. Sostanzialmente per la prima volta viene riconosciuto anche a livello europeo, in vista di un'agenda 2030-2050 sul turismo, il turismo viene riconosciuto come un settore industriale. Quindi i principi ispiratori di questo settore devono essere i medesimi di altri settori, banalmente del manufatturiero. Questo vuol dire che ci sono dei driver cui non possiamo non pensare, considerati quelli che sono i numeri del settore a livello europeo, per cui un 9,5% del PIL totale a livello europeo, con, e questo è un tema che a me sta sempre molto a cuore, oltre 22 milioni di posti di lavoro che sono quelli che gravitano intorno al settore. Che cosa vuol dire? E qua secondo me abbiamo già le prime risposte ad alcuni spunti dati dal dottor Marchioro. Vuol dire regolamentazione, cioè regolamentazione a livello di amministrazione, regolamentazione per arrivare a un turismo che sia equo, sicuro e sostenibile. Vuol dire non lasciare spazi vuoti né sul tema della fiscalità né sul tema, vi faccio un esempio banale ma efficace, delle locazioni brevi, su cui in questo momento la Commissione europea sta interloquendo per arrivare con gli stakeholder pubblici e privati degli Stati membri per arrivare a una regolamentazione, a colmare un gap normativo che esiste a livello europeo così come a livello nazionale, come sappiamo. Vuol dire governance. Governance non soltanto dal punto di vista della pubblica amministrazione e quindi da parte degli stati, vuol dire anche governance e modelli di governance o di business ripensati, attualizzati da parte degli operatori economici del settore, che sono al 96% in Italia rappresentati da SMEs, da piccole e medie imprese. Vuol dire essere guidati da quelli che sono i driver del PNRR, ma di tutti i settori industriali, quindi una forte spinta verso la transizione green e la transizione digitale. E sicuramente il TDAH è una delle migliori risposte a questo. E poi chiaramente vuol dire rafforzare le capacità di resilienza di un settore che ha conosciuto un evento shocking che è durato 2 anni, che ne sta vivendo sicuramente un altro, quindi la crisi energetica e legata alla crisi ucraina, una guerra che è alle porte dell'Europa, e quindi che ci consenta di costruire un modello solido per affrontare anche in futuro con resilienza e capacità di sostegno eventuali eventi analoghi che possano impattare negativamente sul settore e sull'occupazione in quel settore. I numeri sono sicuramente efficaci. Noi chiaramente ci facciamo riferimento sostanzialmente a fonti UNWTO come fonti Istat e fonti Banca d'Italia. Il dato di riferimento è il dato, cioè l'annualità che noi prendiamo a riferimento sempre per identificare diciamo meglio il settore sono quelli del 2019, quindi a ridosso poi di quello che è stata l'emergenza del Covid. Come potete vedere, l'Italia si pone al terzo posto tra gli stati dell'Unione Europea per volume
di flussi turistici e per il valore economico che a questi connessi. Abbiamo i nostri principali competitor, li conoscete, sono la Francia e la Spagna. Diciamo che noi abbiamo un flusso di turisti in Italia pari a circa 65 milioni contro 90 milioni in Francia e circa 82 in Spagna. Seguono Germania, Grecia e Portogallo. Diciamo che questo grafico sintetizza quelli che sono i player europei con caratteristiche più vicine tra loro. Questo ci porta a ragionare su un'altra questione, che è una, diciamo, questione che va letta anche in un'ottica comunque di reazione, nel senso il tema della stagionalità, il trend della stagionalità e quindi quello che è un po' il mantra e vuole essere il mantra delle nuove politiche nel settore. Cioè, come potete vedere da questo grafico, noi abbiamo una concentrazione dei flussi turistici in Italia, quindi con un picco di flussi turistici che è concentrato al 30,6% nel mese di agosto, con tutti, diciamo, gli impatti negativi che sono diciamo le conseguenze negative che discendono da questo fenomeno, con la spinta verso il superamento e quindi puntare ad un turismo tutto l'anno, diversificare, distribuire l'offerta turistica su più mesi. Come potete vedere, confrontando gli altri stati europei, è vero che in generale si determina questo picco, ma c'è una maggiore omogeneità se andiamo a guardare gli altri mesi dell'anno, soprattutto in Francia, soprattutto in Spagna. Quindi questa alta concentrazione di flussi in un solo mese si porta con sé, insieme al tema del turismo mordi e fuggi, un'offerta che spesso ha una qualità più bassa rispetto a quella che potrebbe essere, si porta in termini occupazionali una concentrazione, diciamo, di contratti e quindi di professionalità che non sono altamente qualificate, perché sono destinate ad operare soltanto in periodi molto molto ristretti dell'anno. Quindi uno degli obiettivi cui noi miriamo attraverso il TDH, con la logica e la strategia che c'è dietro, è anche quella di porre rimedio, quindi di destagionalizzare, come si dice, o provare a destagionalizzare l'offerta turistica nel nostro paese. A questo quindi si lega anche un'altra questione, è quella della frammentazione regionale, e come Ministero del Turismo, quindi con la nostra funzione di coordinamento a livello nazionale, non possiamo non esimerci da indagare anche questo fenomeno. Come vedete, questo grafico sintetizza in tre blocchi, il nord, il centro, il sud e le isole, quello che sono, diciamo, i flussi di viaggiatori non residenti in Italia in queste zone geografiche, dandoci anche un dato sulla permanenza media. Ovviamente qui abbiamo il 60% dei flussi che sono concentrati nelle regioni del nord, fa da volano il Veneto, seguito anche con un certo distacco dalla Lombardia. Il 26% rappresentato dal centro e il 14% dalle regioni del sud e delle isole. Come potete notare, questa è un'osservazione che faccio e poi potremmo anche ragionare, la fonte è Istat. La domanda corre d'obbligo farsi è capire se qui il problema sia di dati e di rilevazione, o se effettivamente questi dati siano rispondenti al reale, cioè vale a dire queste regioni che concentrano il 60% di viaggiatori non residenti in Italia sono quelle che meglio sanno effettuare le rilevazioni, o effettivamente questo dato registrato a livello di flusso statistico, quindi di dialogo tra le regioni singole e l'Istat, è un dato che corrisponde al reale? Ciò che è reale è sicuramente la permanenza media, e quindi ritorniamo al fenomeno cui accennavo prima, del turismo mordi e fuggi, quindi un turismo che rischia di essere, soprattutto nelle grandi città, Roma, Venezia, Milano e Firenze, un turismo di scarsa qualità, con una permanenza media di 3,5 giorni, dove sicuramente una delle caratteristiche mancanti e manchevoli è la fidelizzazione di quel turista, che soggiorna per pochi giorni, occupa una struttura ricettiva, visita quelli che sono i monumenti, i luoghi di interesse, i point of interest principali, dopodiché abbandona quella destinazione, probabilmente se ne dimenticherà. E questo è un'altra delle risposte che noi intendiamo dare a questo fenomeno attraverso il TDH.
La concentrazione dei flussi turistici, beh, questo è un grafico particolarmente significativo. Abbiamo cercato di raccogliere quelli che sono i 20, i 20 i comuni, diciamo una sorta di classifica dei 20 comuni che hanno numero di presenze nelle strutture ricettive rispetto sempre alla popolazione non residente nel 2019, anche qui la fonte Istat, e vedete che questi 5 comuni a cui fa capo, diciamo, nella classifica Roma, seguita da Venezia, Milano, Firenze, cavallino tra i porti con, diciamo, la sua tradizione sul camping, turismo all'aria aperta, resort, quindi sempre comunque in provincia di Venezia, coprono solo questi 5 comuni il 65% del flusso di presenze nelle strutture ricettive rispetto alla totalità dei 20 comuni che noi abbiamo preso a campione. Anche questo è significativo, quindi sempre forse forte concentrazione in alcune delle destinazioni, solo in alcune destinazioni, con grandi, diciamo, divari tra alcune rispetto ad altre. A questo punto arriviamo al nostro investimento, al nostro intervento, al nostro progetto. Il Tourist Digital Hub, che da sempre noi rappresentiamo con questo ponte, è quindi un po' l'icona del nostro hub digitale, perché si tratta sostanzialmente di una piattaforma digitale multicanale e quindi con diversi prodotti e, diciamo, canali digitali che sono ad esso correlati, quindi web, app, chat, dashboard e molto altro, che si pone sostanzialmente come un ponte virtuale attraverso cui ci poniamo l'obiettivo di far incontrare i bisogni dei turisti con l'offerta turistica del territorio italiano. E vorrei che nel corso di questa mattina voi teniate molto a mente l'idea di questo ponte, cioè quindi questa metafora, perché lo troverete raccontato nei prossimi passi e vedrete come stiamo costruendo questo ponte. Quindi è fondamentale immaginare che da un lato c'è l'offerta e dall'altro c'è il bisogno, e questa offerta deve essere quanto più end to end personalizzata su quello che è l'utente finale, quindi il turista. Come stiamo lavorando? La scelta è stata sostanzialmente duplice e proverò ad essere efficace quanto lo sarebbe il mio direttore. Allora, la prima scelta riguarda l'approccio, un approccio come metodo di sviluppo, è cosiddetto approccio agile, quindi si usa nell'ICT questo tipo di approccio, che vuol dire io non rilascio subito un intero prodotto fatto di diciamo singole componenti che in quanto rilasciate in tempi stretti, comunque benché autoconsistenti, abbiano delle difettosità, ma procedo in una logica di diciamo efficientamento dei costi e anche in una logica di controllo delle tempistiche, procedo partendo da una zattera, quindi un elemento embrionale, a cui via via io vado ad aggiungere componenti, quindi dalla zattera passerò a una barchetta a remi, dalla barchetta a remi aggiungendo componenti, quindi lavorando incessantemente. Questo è il messaggio che vorrei far passare, quindi il lavoro che facciamo come Ministero del Turismo sul TDH è un lavoro che non si ferma, cioè tra la zattera e la barca a remi noi continuiamo a lavorare, a rilasciare componenti, a rilasciare moduli autoconsistenti. Dalla barca a remi io passo alla barca a vela fino ad approdare al prodotto, diciamo, nella sua definitivo, così come l'abbiamo progettato e immaginato all'inizio, che è un motoscafo full optional. Quindi questo è il processo e il metodo agile che abbiamo, che stiamo applicando, e che sostanzialmente vuol dire disponibilità di prodotti che sono funzionanti fin dalle prime attività. Quindi noi già da dicembre 2021 abbiamo messo a terra prodotti funzionanti autoconsistenti. Vuol dire progettazione e coprogettazione anche con gli stakeholder, quindi co-design e coprogettazione con tutti coloro che sono gli attori dell'ecosistema a vario titolo coinvolti, vuol dire miglioramento continuo di questi moduli, di queste funzionalità, e vuol dire anche miglior controllo dei tempi e dei costi di realizzazione. Quindi le due scelte sono approccio agile e la seconda scelta fondamentale, quindi qua credo che ci sia la più grande risposta diciamo, allo spunto offerto dal dottor Marchioro, è un ecosistema aperto.
Quindi vuol dire mettere al centro la destinazione, vuol dire far arrivare l'offerta e i servizi dal basso in un diciamo settore, come è stato detto prima, altamente frammentato a livello sia pubblico che privato, mettere tutto insieme attraverso, quindi conciliare questo sistema aperto. E come lo facciamo tecnicamente? Lo facciamo rilasciando una piattaforma di interoperabilità che è il TDH 022, quindi per l'ecosistema aperto. Qui vedrete, a questo punto abbiamo da un lato regioni, amministrazioni locali, soggetti privati, quindi operatori del settore, che quindi sono tutti i principali attori diciamo che si muovono in questo ecosistema. Dall'altro abbiamo i tre pillars, i tre pilastri: contenuti, offerta e destinazioni. Come vedete, questo è uno scambio bidirezionale, quindi abbiamo sul TDH regione, amministrazioni locali, soggetti privati, altri soggetti che portano informazioni, portano patrimonio informativo che noi come TDH restituiamo a questi attori, agli stakeholder dell'ecosistema. Questo si traduce in un modello di integrazione che sia universale per tutti i partner, quindi sul TDH 022, tecnicamente una gateway platform, uno schema API, quindi uno dei sistemi di interoperabilità più evoluti, e anche la condivisione di ontologie e tassonomie per mettere a terra questo dialogo costante tra gli operatori dell'ecosistema e il TDH. Ma cosa avevamo detto? Che tutto questo deve essere tourist oriented, ed ecco qui tutto questo sistema ci consente di ragionare sui dati, quindi di valorizzare il patrimonio informativo che in questa logica di scambio continuo noi andiamo ad alimentare, con lo scopo di offrire al turista servizi integrati nella logica della destinazione, e siano sempre hand to hand, quindi altamente personalizzati. Perché anche questo turista restituirà, ricordiamoci, al nostro TDH parte di un patrimonio informativo che è poi il suo bagaglio. Quindi il turista ha il suo bagaglio fisico, ma porta al TDH anche un bagaglio di informazioni e di dati che ci consentiranno sempre di più di migliorare e aumentare la performance di questo strumento. Quindi le due strategie, metodologia agile ed ecosistema aperto. L'ecosistema aperto ovviamente non può prescindere da un sistema di collaboration e co-creation con tutti quelli che sono gli stakeholder del sistema. Quindi sin da subito noi abbiamo organizzato tavoli di approfondimento con un coinvolgimento progressivo, partendo appunto dagli stakeholder di privilegio, quindi le regioni, degli stakeholder. Abbiamo avviato tavoli con altre amministrazioni centrali, con altri enti nazionali, con le regioni, con le associazioni di categoria, con le associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, con altri partner potenziali del programma TDH e con chiaramente partner tecnologici, perché questo è un prodotto che ha un altissimo contenuto tecnologico. Andremo oltre, coinvolgendo gli enti del terzo settore, coinvolgendo e dialogando con gli enti sovranazionali, anche in una logica, si citavano prima, esperienze best practice a livello europeo, chiaramente anche in una logica, diciamo, di bench learning continuo anche con altre realtà, le amministrazioni locali, convention bureau e via dicendo. A questo punto abbiamo pubblicato nei mesi scorsi degli avvisi che sono un po' la traduzione, vorrei dire anche il suggello giuridico di quello che è questo tipo di approccio, cioè degli avvisi pubblici per partecipare al TDH che sono rivolti a soggetti privati e a soggetti pubblici, e sostanzialmente al momento si riconducono a tre tipologie di avvisi. Un avviso per la pubblicazione di contenuti editoriali, quindi sostanzialmente con linee guida redazionali editoriali che ne fanno da corollario per lo scambio di quelli che sono i content tra i portali pubblici e privati e il TDH, che ha nella sua vetrina, ma ricordatevi, visto che è stato citato, italia.it è uno dei prodotti che sono collegati al TDH, è la vetrina verso l'esterno, diciamo lo strumento attraverso cui si rende visibile verso l'esterno tutto quello che c'è dietro e che è l'enorme struttura del TDH. Quindi chiaramente la vetrina anche a livello di contenuti editoriali non potrà che essere italia.it. Avvisi per progetti di promozione congiunta, il cosiddetto co-branding con altri partner privati, e poi un avviso di adesione per le pubbliche amministrazioni. E in questo senso noi parliamo di interoperabilità
tra le pubbliche amministrazioni, in primis tra il Ministero del Turismo, le regioni e le province autonome, che sia una diciamo interoperabilità sui contenuti e sia anche un'interoperabilità sui servizi, e quindi un'interoperabilità tra portali, ma anche tra DMS o sistemi, appunto Destination Management System, che siano in uso per la gestione dell'offerta da parte delle realtà regionali. Quindi questa è la visione. Adesso la strategia merita di essere raccontata, così come merita di dare atto a cosa è stato già realizzato fino ad oggi e cosa andremo a fare nei prossimi mesi. Questo è quello che noi chiamavamo all'inizio un funnel, oggi il cosiddetto Never Ending Journey, che vi voglio rappresentare perché è significativo e chiude, sintetizza un po' tutta la strategia che ruota intorno a questo progetto. Sostanzialmente noi partiamo da un primo punto. Il primo punto è l'ispirazione. Vuol dire che io cerco di attrarre i turisti, lo faccio attraverso la vetrina di italia.it usando tutto il patrimonio informativo che detengo a livello di TDH. Lo faccio usando anche strumenti di digital marketing e di advertising. Quindi la prima cosa è inspiration. Sono un turista spagnolo e devo trovare l'ispirazione navigando nei contenuti e attraverso appunto digital marketing e advertising che trovo sul portale di italia.it. Quindi cerco le informazioni, cerco quanto più servizi personalizzati come turista che siano rispondenti ai miei bisogni, ai miei interessi. Ognuno di noi quando va a prenotare una vacanza sa quali sono gli interessi, quali sono i fabbisogni suoi o della sua famiglia, quindi è qui che noi vorremmo partire, dando appunto le risposte, cercando di far trovare a quel potenziale turista un'ispirazione, un motivo per venire in Italia. Quindi cerco questo tipo di informazioni nel dettaglio, trovo, immagino le risposte e a quel punto procedo attraverso sempre il TDH alla prenotazione e all'acquisto. Cioè posso prenotare la struttura ricettiva, posso prenotare delle esperienze, degli itinerari, posso acquistare, quindi parliamo di booking e di ticketing attraverso il TDH. A questo punto questa è secondo me una delle innovazioni più importanti, il legame. Quindi io sono un turista, mi sono ispirato, ho cercato le informazioni, sono arrivato in Italia, l'ho potuto fare da casa, ho prenotato e ho acquistato e l'ho fatto anche nel corso del mio viaggio, quindi nella mia permanenza in Italia, in quella destinazione. A questo punto stringo un legame con quella destinazione. Lo faccio anche tramite una sorta di programma fedeltà, quindi un programma di loyalty che stiamo immaginando e che stiamo per mettere a terra, che serve proprio ad ingaggiare il turista anche durante la sua permanenza, attraverso newsletter, attraverso podcast, attraverso un'offerta che sia in quel preciso momento, visto che è georeferenziata, geolocalizzata, che sia più rispondente possibile a quella che era la sua ispirazione iniziale, a quello che era il suo bisogno, il suo interesse di partenza. Quindi stringo un legame tra la destinazione e il turista e faccio in modo che questo turista rimanga sempre collegato a quell'esperienza, che lo faccia mentre, quindi durante la permanenza, ma che lo faccia anche dopo il viaggio, quindi nel suo ritorno a casa. Quindi che stabilisca un legame col territorio, tra il territorio e quella persona, e che si arrivi anche a una partecipazione successiva, ad esempio l'accesso a community virtuali, la possibilità di condividere anche immagini e foto del viaggio che ha scattato durante la sua permanenza, e che vuol dire anche, ovviamente, passaparola. Cioè io torno a casa soddisfatto di questo percorso, con un legame molto stretto con quella destinazione, e riesco a diffondere e a condividere con tutta la cerchia di persone che ruota intorno a me, sia virtualmente che fisicamente, quella che è stata la mia esperienza. Quindi un viaggio, come potete capire, senza una vera e propria fine, che continua. Questo è dal tema dell'ispirazione fino a questa, al post viaggio. Secondo me questo è il modo più efficace di rappresentarvi e di condividere con voi l'obiettivo di questo programma, che va visto sempre in un'ottica di insieme, quindi di strategia. E quindi alla fine di tutto questo, quale migliore ambasciatore dell'esperienza turistica italiana non potrà che essere se non il turista che ha visitato le nostre destinazioni.
a questo punto direi che possiamo passare alla a quella che una volta era rappresentata, diciamo, fino a poco tempo fa, era sintetizzata in un tetraedro, quindi come forma geometrica, ma che in realtà mette insieme tutti i pezzi di questo racconto che ho fatto fino adesso. Abbiamo quindi destinazioni, offerta e contenuti, cioè sono i tre elementi che convergono sul TDAH, come vi dicevo all'inizio. Da un lato, quindi, questo destinazioni, offerta e contenuti sono destinati a confluire e ad alimentare il patrimonio informativo del nostro Tourism Digital Hub. Dall'altro lato c'è il tuo turista che è portatore di bisogni e di interessi, che trova nell'ispirazione un motivo per navigare nei nostri contenuti e che quindi a sua volta, come vedete, quindi la freccia è importantissima, alimenta e concorre ad alimentare il patrimonio informativo del TDAH. Da questo ne discende la famosa offerta end-to-end, quindi l'offerta personalizzata, ricordo anche sempre georeferenziata, che arriva al turista con il suo bagaglio, quindi turista portatore comunque di patrimonio. A questo punto il turista può pianificare il suo viaggio, quindi avrà a disposizione eventi, itinerari, ricettività, enogastronomia, articoli di interesse, quindi procede a pianificare il viaggio. E arriva al momento in cui vive la sua esperienza. Nel corso dell'esperienza, noi, come abbiamo visto nel Never Ending Journey, non viene mai lasciato solo. Avrà la possibilità di fare il booking, il ticketing, quindi di prenotare. Avrà un'offerta geolocalizzata, cioè mi trovo in un punto preciso e riesco a ricevere le informazioni di interesse che vadano dall'enogastronomia piuttosto che al museo da visitare, piuttosto che all'attività sportiva da fare in quel momento, piuttosto che l'evento a cui prendere parte. E chiaramente questa è una cosa che mi piace dire sempre: se fosse preso da solo, sarebbe e vorrebbe dire essere un qualsiasi Google. Se invece lo integriamo nella costruzione di questo processo, così come ve lo sto raccontando, quindi integrato di tutti questi elementi, alimentato continuamente da tutte quelle altre cose, in primis destinazioni, offerte e contenuti, fa di noi non Google, un motore di ricerca che mi dà dalla mappa alcune informazioni di interesse, ma mi fa essere TDAH, mi fa vivere l'esperienza contando su questi pilastri, tra cui chiaramente anche un'assistenza, come vedremo, costante al turista, che parta sempre dal basso, che alimenti la knowledge base, quindi sempre un patrimonio informativo detenuto anche al centro, e che sia sempre in una logica di scambio tra chi dà assistenza al turista a livello locale, territoriale e prossimo, a chi quindi lavora sul TDAH e ha a disposizione una knowledge base più ampia. E a questo punto rievoco l'interesse, quindi torno a casa, il famoso legame e la famosa passaparola, io continuo a ricevere offerti, suggerimenti, partecipo e continuo a partecipare a questo programma di loyalty, conto sul passaparola, ma soprattutto conto anche sulla possibilità di ritornare in quella destinazione e magari di ritornarvi per un periodo più lungo rispetto a quello della mia prima permanenza. Quali sono i prodotti del TDAH che abbiamo rilasciato ad oggi? Il portale web in tutte le sue evoluzioni, poi ve ne darò uno spaccato, quindi il nuovo portale d'Italia.it, e strumenti di digital marketing, una mobile app, le linee guida di interoperabilità, quindi quella piattaforma abilitante che è il TDAH 022, un data lake che è sostanzialmente il contenitore di questo enorme patrimonio informativo, un CRM, una chatbot. Lavoreremo e quindi a mettere a terra tanto un programma di loyalty, quindi un programma fedeltà come ve l'ho descritto. Tutto questo è animato, sorretto da una media house, e chiaramente lavoreremo, cercheremo di lavorare anche ad un programma di tax refund, sostanzialmente per agevolare quei processi di rimborso dell'IVA per gli turisti stranieri che oggi magari sono disaggregati su sistemi e su piattaforme diverse, al fine di ricondurli su una piattaforma unica. A marzo 2022 abbiamo rilasciato la prima versione del chatbot, a rilascio di giugno 2022 è coinciso il rilascio di un portale con una nuova architettura tecnologica, una nuova veste grafica. È stata sempre a giugno 2022 lanciata la campagna Live Italian e sono stati pubblicati gli avvisi.
cui ho accennato prima. A luglio è stato attivato fisicamente, materialmente, il servizio CRM ed è stata attivata la piattaforma di interoperabilità del TDAH con il coinvolgimento di alcuni partner che oggi stanno facendo, diciamo, da pilota in questa sperimentazione, fino ad arrivare a dicembre 2022 con il rilascio della mobile app. Questo è un po' il percorso, sono i primi risultati che sono stati raccolti. Ieri nello scambio che abbiamo avuto con il dottor Marchioro, ovviamente non abbiamo potuto esimerci da riflettere anche sul fatto che il PNRR ha delle regole stringenti, ha delle milestone, quindi il nostro obiettivo, il nostro sforzo è di coniugare l'attuazione di questa strategia, che oserei dire è solida ed è anche, diciamo, visionaria per certi aspetti, con quelli che sono poi, insomma, le regole e gli obiettivi che ci dà l'Europa, che ci ha dato l'Europa nel trasferire queste risorse, che vuol dire anche rispettare target. E quindi noi abbiamo l'arduo compito di conciliare l'una e l'altra cosa, quindi avere a mente quelle che sono le milestone senza mai perdere di vista la strategia e gli obiettivi che ci siamo dati insieme a tutti i membri, diciamo, i componenti dell'ecosistema, di quell'ecosistema aperto a cui ci rivolgiamo. Qual è il percorso di evoluzione del TDAH? Quindi che cosa c'è da oggi verso il nostro prossimo futuro? Vi faccio l'esempio del portale web, giusto per farvi capire in concreto come applichiamo questa modalità, questo approccio agile nella pratica, prendendo a riferimento uno dei prodotti, che è quello che è più visibile verso l'esterno, quindi il portale italia.it, ma che è chiaramente un modello, un approccio che noi replichiamo su tutti i prodotti su cui lavoriamo e che poi mettiamo a terra. Ad esempio, nel momento Zattera noi abbiamo previsto una nuova architettura tecnologica e informativa del portale, il restyling grafico, è stato rilasciato il portale in tre lingue, è stato disegnato un piano editoriale ed è stata associata a questa la campagna promozionale Live Italian, e sono state messe a disposizione mappe e contenuti correlati a queste mappe ed è stato integrato al portale un chatbot informativo. Questo era il primo step. Quello che voi vedete rappresentato con questa linea tratteggiata e questo omino che corre, che è molto, diciamo, rappresentativo di tutti noi che ogni giorno corriamo per lavorare a questi obiettivi, è tutto ciò che noi realizziamo tra lo step Zattera e lo step Barca Remi. Quindi integrazione di contenuti in più lingue, passeremo da tre a più lingue, un aggiornamento di questa campagna promozionale, anche perché noi, come in tutte le campagne di marketing, ne misuriamo i risultati, quindi guardiamo i nostri indicatori e ritagliamo il tiro. Abbiamo campagne di advertising che siano parallele e collegate a questa campagna promozionale. Continuiamo ad interloquire con i partner, ampliando, insomma, la platea di soggetti con cui dialoghiamo, integriamo nuovi ambiti e nuove funzionalità e cerchiamo sempre più di personalizzare l'esperienza attraverso la valorizzazione dei dati che raccogliamo attraverso il TDAH. Arriviamo alla barca a remi e quindi avremo l'integrazione della mobile app, avremo l'integrazione di lingue europee ed extraeuropee, avremo servizi offerti da partner esterni, l'hotellerie piuttosto che il settore enogastronomico, piuttosto che i servizi della cultura, avremo un programma di loyalty per quindi continuare e quindi costruire il legame col turista, come vi ho detto, fidelizzare il turista, anche per mutare i connotati e le caratteristiche di quell'offerta turistica che noi rivolgiamo, la geolocalizzazione non soltanto dei luoghi esterni, ma anche dei luoghi interni, quindi dei point of interest, anche come luoghi interni. In questo passaggio successivo avremo quindi le famose evoluzioni di app e chat conversazionali, avremo una personalizzazione dell'offerta sempre più spinta tramite la raccolta dei dati, avremo integrazione e rolling con servizi aggiuntivi e con ambiti, quelli che noi chiamiamo verticali, quindi ambiti di interesse che si vanno via via a sviluppare e ad aggiungere, anche tenendo conto di quelli che sono, pensate ad un ambito che sembra magari meno promosso, che è quello del turismo religioso, ma che ovviamente in coincidenza col giubileo, col prossimo giubileo, sarà un ambito che noi necessariamente andremo ad affrontare perché avremo un tipo di interesse e bisogno manifestato dal turista che sarà indirizzato verso quel tipo di richiesta e quindi conseguentemente di quell'offerta. Il coinvolgimento dei partner, arriviamo alla barca a vela, quindi con l'abilitazione dei servizi di booking e di ticketing, con l'ampliamento dei servizi e delle funzionalità evolute, quindi avremo il travel planning, il tax free shopping, la possibilità di organizzare tour, la possibilità di prenotare i trasporti anche a livello locale.
e poi chiaramente con un engagement che sia di tipo proattivo verso il turista e con un'offerta, come vi raccontavo, che sia sempre più contestuale e che sia sempre più geolocalizzata. Nell'ultimo tratto di questa lunga strada noi avremo chiaramente l'arruolamento e l'onboarding di un numero sempre maggiore di operatori, avremo accordi con partner sempre più, immaginiamo, numerosi, anche perché tanto più verso l'esterno si vedranno i risultati di questa operazione, tanto più immaginiamo che sarà forte ed efficace l'engagement di tutti i partner, sempre ancora di più un'offerta, quindi voi vedete, noi abbiamo ripetuto la personalizzazione dell'offerta tramite raccolta di dati, ovviamente più dati raccolgo attraverso questo percorso, più riuscirò a personalizzare l'offerta verso il turista, e sempre qui anche rolling di nuovi servizi e di nuovi ambiti, fino ad arrivare addirittura al nostro motoscafo che avrà, diciamo, come vi dicevo all'inizio, sarà full optional, quindi addirittura con un'area privata, quindi con un accesso del turista in un'area privata per monitorare le offerte di tutti quelli che sono gli operatori e partner che gravitano intorno al TDH, funzioni di geomarketing e poi l'onboarding anche di altri partner e di altri settori, in primis, e l'esperienza recente ce lo insegna, anche quello della sanità e della mobilità. Quindi questa è un po' l'evoluzione di un prodotto e non posso che concludere, diciamo, che il Veneto si presta, non me ne vogliono, a questa immagine che un po' sintetizza il nostro modo di lavorare, quindi questa squadra di rugby per cui noi riteniamo, siamo convinti che il TDH sia l'elemento abilitante, quindi sia la leva per il rilancio del settore turistico in Italia, e chiaramente, e questa, insomma, il rugby ce lo insegna, questo successo, il successo di questa iniziativa deve essere necessariamente correlato a un engagement fortissimo e a un coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder pubblici in prima battuta e gli stakeholder privati, perché si realizzerà il progetto solo e unicamente con il popolamento del TDH attraverso il popolamento di contenuti e di servizi che poi siano a beneficio dell'intero ecosistema, sempre guardando dritto negli occhi il turista che ci viene a trovare. E questo, diciamo, erano tantissime informazioni, mi rendo conto, ma ci tenevo a condividerle tutte. Grazie molte alla dottoressa Rosato per questa ampia, completa e anche, diciamo, visionaria presentazione. Ha ricostruito, diciamo, con la logica dell'engagement della domanda, un po' tutte le fasi di relazione, diciamo, tra destinazione, Marche Italia in questo caso, e il turista, no? La fase, come dire, del dreaming, del planning, del booking, del living e dello sharing. Ecco, visione ampia, ambiziosa, che ha bisogno, ecco, questo mi sento di sottolinearlo, la mia componente tedesca che viene fuori, di organizzazione. E l'organizzazione deve nascere dal basso. In questo senso io credo che, ad esempio, laddove, come in Veneto, c'è una base organizzativa che si sta, diciamo, proponendo anche sul digitale, il TDH debba essere alimentato dal basso in questo senso. Veneto, come lei sa, lo dico anche a beneficio di chi ci segue qui in sala, ma anche chi ci segue in streaming, dal 2016 utilizziamo un Destination Management System, che è uno strumento per la gestione integrata, appunto, della destinazione, informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione. È utilizzato dagli 82 uffici turistici del Veneto, dalle 17 destinazioni, da numerosi reti di impresa e club di prodotto. Il tema è che questo è già uno scatolone, e quindi chi carica l'evento lo carica a livello locale, alimenta il sito locale, alimenta il sito di destinazione, alimenta Veneto EU e presto, mi auguro, italia.it tramite l'interoperabilità col TDH. Ma la stessa cosa vale per le offerte, per le esperienze. Ecco, l'unica raccomandazione che faccio a me stesso, che faccio a chi è in sala, che faccio al Ministero è questa: non teniamo il doppio binario privato-pubblico, perché, diciamo, l'esperienza e destinazione si fa attraverso l'integrazione pubblico-privato. Il DMS e il TDH, secondo me, vanno in questa direzione. Bisogna far capire alle imprese e ai territori della destinazione che carichino nello scatolone del DMS Veneto per alimentare, come dire, il TDH nazionale. Ecco, io la ringrazio ancora. Non so, abbiamo forse qualche scorcio, scampolo di tempo. Non so se qualcuno in sala vuole fare una veloce domanda alla dottoressa Rosato.
Qualcuno? Vedo? No? Sì? Veloce? Che finché abbiamo il collegamento e finché non rubiamo spazio al prossimo slot, prego. Buongiorno, dottoressa Rosato, sono Gabriele Milani di FTO. Buongiorno. Buongiorno. La mia curiosità, ovviamente, noi rappresentiamo tour operator e agenzie di viaggi sul territorio. La vera domanda è, da un lato sento Stefan che invita a non far avere un rapporto diretto, esclusivo, dal privato al TDH, ma mediato dalla destinazione. Mi sembra che però non tutte le regioni siano forse così avanti come il Veneto, e penso che il sistema Veneto ci abbia messo qualche anno per arrivare ad essere così evoluto. Quindi che cosa si farà nel frattempo e soprattutto che occasioni concrete possano avere le imprese che vendono esperienze sul territorio, ma diciamo anche gli alberghi, per fare un esempio ancora più semplice, rispetto a situazioni differenti da regione a regione. Quindi questa è un po' la richiesta di visione, come affronteremo queste situazioni molto variegate sull'Italia, che 20 regioni, 20 situazioni diverse. Mi pare una bella domanda, ma so che la dottoressa Rosato ha la risposta in una logica agile. Io e Milani ci siamo messi d'accordo. Allora, in realtà mi dà lo spunto per accennare ad alcune cose. Allora, prima di tutto, noi parliamo di PNRR, ma l'obiettivo, e questo credo tantissimo ed è chiaramente anche il mantra del nostro direttore, è integrare il più possibile altre fonti di finanziamento e ragionare in una logica di complementarietà. Cioè non è che mi danno il PNRR, li muore e tutto il resto lo faccio come monade. Tutti i nostri interventi, le nostre politiche ruotano e diciamo verso questa strategia. Tra queste abbiamo una dotazione ereditata dalla cultura, che speriamo nella programmazione 21-27 sia assolutamente maggiore, di fondo sviluppo e coesione. E proprio come sapete il riparto è all'80% per le regioni del mezzogiorno, il 20% per le regioni del centro-nord, proprio per sopperire intanto a realtà e situazioni più indietro in termini anche di DMS. Quello che abbiamo fatto, è stata pubblicata proprio ieri una procedura per l'acquisire, è quello di destinare un intervento all'acquisizione di DMS che siano destinati prioritariamente a quelle regioni italiane che oggi non ne dispongono. Questo però, dottor Marchioro, mi ricorda il tema dell'organizzazione. Non basta avere uno strumento. Assolutamente. Okay? Ci vuole un cambio di paradigma, un cambio di mentalità. Quindi l'obiettivo è di riuscire a finanziare, anche con la programmazione successiva, azioni di change management e di supporto a quelle realtà e a quelle amministrazioni che sono più indietro nella, diciamo, concezione e nella costruzione di questo approccio. Perché è inutile che ti dia un DMS come scatola vuota e senza insegnare ad utilizzarlo in maniera efficace. Questo può essere anche nello scambio tra le realtà regionali, che noi sempre cerchiamo di agevolare, ma è anche vero che è un processo di cambio di mentalità e di governance, come dicevo all'inizio, che deve essere sicuramente accompagnato. Assolutamente sì, da anni parliamo appunto di governance nell'era del digitale, cioè la necessità di un cambio culturale, un cambio di paradigma, quindi organizzare le destinazioni. Il DMS è uno strumento, come ha detto lei, come lo è il TDH, senza organizzazione nel turismo non si va da nessuna parte. L'unico vantaggio che hanno sistemi come questi è che presuppongono e inducono organizzazione. Senza organizzazione sono, come ha detto lei, scatole vuote. Quindi la sfida vera è questa. Infatti, con i fondi FES, con le politiche di coesione 2021-2027, noi andremo in due direzioni: favorire la trasformazione delle destinazioni del Veneto in smart tourist destination, l'utilizzo dell'ICT per tutto ciò che rende friendly il rapporto col visitatore turista, quindi anche incentivare l'uso del DMS e del TDH, ma anche un tema di formazione, di cultura, web angels e soprattutto governance, è il nostro mestiere. Questo, l'upskilling degli operatori del settore, soprattutto sul digitale, è fondamentale. Sarà la prossima puntata, ne discuteremo, se ci sarà occasione, volentieri una prossima volta. Bene. Io la ringrazio anche a nome dell'organizzazione, non c'è Robert Piattelli in questo momento, ma grazie a lei, grazie a tutto lo staff del Ministero del Turismo, al dottor Schiavo, e diamo appuntamento ai prossimi slot di World Tourism Event, e grazie a voi per la presenza. Grazie mille, a presto. A presto.